Allora, cominciamo la giornata di oggi guardando il calendario. Nel senso che cominciamo a parlare, è giunto il momento di iniziare a parlare seriamente dell'esame. Nel senso che non voglio spaventarvi, ovviamente, pensate già da soli. Gli appelli, partendo dal fondo, noi abbiamo tre appelli che sono già stati pubblicati, che dovrebbero essere il 23 giugno, 10 luglio e 15 settembre. Okay. Ci separano da questi appelli poche lezioni. Oltre a quelle di oggi ci sarà il laboratorio di mercoledì e il laboratorio del 10 giugno. Quindi abbiamo ancora due lezioni di laboratorio, l'ultima e la penultima, e un paio di giovedì, che sono il 4 e l'11 giugno, più un martedì solo, che è il 9 giugno, perché il 2, che sarebbe martedì prossimo, siamo tutti a far altro, possibilmente in posti migliori di questo, no? Perché è festa, 2 giugno. Quindi, di fatto, la maggior parte del tempo da qui in avanti verrà spesa proprio per esercitarci in vista dell'esame. Quindi, abbiamo già iniziato a farlo in realtà già da metà corso, che facciamo esercizi tratti dai temi d'esame. Però un conto è estrarre da un tema d'esame un pezzo di un esercizio, un conto invece è allenarsi proprio anche sui tempi, sulle modalità spicciole con cui si risolve l'esame. Il prossimo laboratorio sarà ancora sul tema delle simulazioni, su cui abbiamo fatto un laboratorio solo, però già impostato sotto forma di tema d'esame. Il laboratorio successivo è un laboratorio sorpresa, no? Quello che io chiamo simulazione d'esame. Vi preparo un testo come se lo preparassi per l'esame vero e lo svolgiamo in laboratorio. Allora, per questo motivo spendo qualche minuto a vedere insieme nel dettaglio lo svolgimento dell'esame. Vi ho accennato già qualcosa alla prima lezione, ma oramai sono ricordi lontani. Perché questo mi serve per dirvi cosa fare nelle ultime due o come comportarvi nelle ultime due esercitazioni di laboratorio. Okay? Quindi, riassumendo il tutto, io l'esame lo rappresento con questo sorta di flowchart, come si svolge l'esame. Allora, innanzitutto, sicuramente per i primi due appelli fa fede il giorno ma non l'ora che è stata pubblicata sul portale, nel senso che noi non riusciremo, no? Sul portale ci è andato un'ora, le solite 2 ore, 2 ore e mezza di orario, ma di sicuro non riusciremo a fare l'esame in laboratorio a tutti, a meno che per qualche motivo strano non si prenoti quasi nessuno. Ma solitamente al primo appello, vedendo anche cosa è successo gli anni scorsi, dovendo fare in laboratorio, dando un PC a testa, l'anno scorso abbiamo fatto 3 turni diversi. Quindi organizzeremo 3 turni, adesso poi sistemeremo bene gli orari, iniziando alle 8:30 del mattino, finendo alla sera, con compiti ovviamente leggermente diversi, che però, in cui gli studenti verranno divisi, cioè naturalmente ciò che faccio è dividere in ordine alfabetico gli iscritti e poi sorteggiare una permutazione qualunque di quegli insiemi, in modo che non è detto che il primo turno siano quelli con la A, il secondo quelli con la M e il terzo quelli con la R, in modo che anche volendo non posso fare preferenze perché li estraggo casualmente, sia i compiti che i turni. Preparo i 3 compiti e poi decido sorteggiando quale dare, così mi tolgo. All'interno di ogni turno si svolge in questo modo. Iniziamo tendenzialmente 20 minuti prima dell'orario, quindi supponiamo che il primo turno inizi alle 9, alle 8:40, 8:30, 8:40, noi cominciamo a fare l'appello. Poi queste ore qua ve le formalizziamo perché poi dipende appunto se facciamo un turno, 2 turni, e vi mando poi la mail con appello per appello con le varie scadenze e i vari orari. Però diciamo che alle 8:40 cominciamo a fare l'appello. Cosa facciamo? Come al solito chiamiamo le persone che sono presenti, che sono state, diciamo così, assegnate a quel turno, controlliamo i documenti all'ingresso e voi entrate in laboratorio e vi sedete sulla macchina che vi assegniamo. In questi 20 minuti, l'appello non dura 20 minuti ovviamente, ne durerà 5, nel resto del tempo cominciate a sistemarvi.
Quindi sul PC che avete, accendete, ma in realtà sono già accesi i primi, provate Eclipse, provate che funzioni MySQL, vi copiate le cose che vi servono. Voi potete utilizzare fino all'inizio della prova tutto il materiale che avete. Quindi anche se vi siete fatti dei progetti, dei lavori, dei file, quello che volete, lo portate su chiavetta o lo scaricate sul momento e lo copiate su quella macchina. L'obiettivo è che allo scoccare dell'inizio dell'esame, quindi diciamo le 9, voi abbiate tutto ciò che vi serve per cominciare a lavorare. Da quel momento in avanti non potete più tirare fuori dalla borsa la chiavetta, perché poi magari la tirate fuori dalla borsa ma ve l'ha messa il vostro amico e sono cose che preferiamo evitare, no? Quindi dall'inizio dell'esame diciamo, verifichiamo che le macchine siano tutte a posto. Quindi il consiglio che vi do è prendetevi un progetto semplice, di esempio, su chiavetta, ve lo caricate in Eclipse, caricate il database e lo fate girare. Se vi funziona vuol dire che funziona tutto, funziona Eclipse, funziona il database, riuscite a caricarlo, sapete le password, dove sono messi i file, eccetera, eccetera. Ok, non sottovalutate questo passaggio di portarvi in una situazione operativa sul PC del laboratorio. Nei laboratori normalmente vedo molte persone, ma giustamente, che lavorano sul proprio computer. Va bene, ma l'esame dobbiamo farlo su quelli dell'lab. Allora, per questo motivo io vi chiedo, gli ultimi due laboratori, i due che ci mancano, di comportarvi come se foste all'esame, quindi non usare il vostro portatile. Serve a noi per verificare che i computer funzionino tutto, che ci sia installato tutto correttamente su tutte le macchine. Così dovrebbe essere, però è sempre meglio scoprirlo adesso che scoprirlo il giorno dell'esame, se ci fosse qualche disguido o qualche cosa che è stata cancellata per sbaglio, eccetera. E serve a voi, diciamo così, per imparare con sicurezza a fare le operazioni che dovrete fare comunque all'inizio dell'esame. Ah, ma come faccio a importare il database? Come faccio? Dov'è MySQL? Qual è la password su questi computer? Ecco, questi sono problemi che mi piacerebbe che risolvessimo adesso e non il giorno dell'esame. Ok? Quindi le prossime due esercitazioni di laboratorio saranno in diciamo così, un setting simile a quello dell'esame e quindi usate i PC del laboratorio, non i vostri portatili. Questo vuol anche dire, per chi mi ascolta qua dentro, nelle registrazioni, che queste due ultime esercitazioni è fortemente consigliato venire a farle in laboratorio, no? Proprio per allenarsi anche agli aspetti pratici e logistici dell'esame. 20 minuti sono più che sufficienti, se uno, vediamo che continua ad arrancare, non riesce a trovare dove è Eclipse, eccetera, ovviamente non stiamo a ritardare l'esame per tutti. Quindi se uno non è pronto esce. Poi, supponendo che tutto vada bene, alle nostre ipotetiche ore 9 inizia l'esame. Inizia l'esame significa che vi distribuiamo il testo dell'esame. Per comodità vostra ve lo mettiamo su carta, così la potete pa pasticciare, pacciaccare, eccetera, e vi diamo indicazioni, o scrivendolo sul foglio oppure proiettandolo, di un indirizzo da cui scaricare il progetto. Ok? Scaricare il progetto base che conterrà un progetto Eclipse, ovviamente, con all'interno normalmente una cartella DB il database su cui dovete lavorare e alcune classi già, tipicamente il main dell'applicazione, un FXML di partenza e qualche bin normalmente, a volte anche qualche pezzo di DAO, giusto? Per evitarvi, no, di perdere tempo in cose futili e dallo stesso tempo serve anche a noi in fase di correzione, così impostiamo i nomi dei metodi, i nomi delle classi principali in modo uguale per tutti, è anche più facile poi per noi riuscire a orientarci nel vostro programma, tanto lì non c'è quasi intelligenza, sapete, per fare i bin, no? C'è stata solo di pazienza. E allora ve lo diamo già inizialmente. Quindi a quel punto vi scaricate il progetto. Leggete il testo, scaricate il progetto, lo importate, importate il database in modo da cominciare a lavorare nel progetto che vi diamo. Quindi da un lato avete il testo, dall'altro avete il progetto di partenza, vi orientate, lo guardate, lo provate, lo importate, eccetera. C'è quasi sempre dentro, cerco quasi sempre di mettere dentro il DAO un main di prova, così testate che le connessioni ci siano. Ovviamente dovrete modificare il nome del database, l'indirizzo, la password a seconda della configurazione di MySQL, ma questo è scontato.
Ecco, da questo momento in avanti ovviamente non è più permesso usare nulla di informatico che non sia il computer che avete di fronte. Quindi chiavette, telefoni o altre cose spariscono in borsa. Ok? Mentre invece appunti, se vi servono, cartacei oppure ciò che vi siete scaricati sul computer prima, lo potete usare tranquillamente. Durante lo svolgimento dell'esame, io ho messo questa frase, controllo feroce, mentre voi lavorate. Il controllo sta soprattutto sul fatto che voi non tentiate di comunicare, né a parole né con mezzi informatici. Quindi il PC ce l'avete di fronte, internet ci sarà, non è bloccato perché vi serve andare a vedere i JavaDoc, vi serve andare a fare ricerche su Google per sapere come si svolge una certa cosa. Noi cerchiamo di impostare l'esame in modo più realistico possibile, cioè non aggiungere delle difficoltà, a dell'astrusità ai fini dell'esame, che poi in realtà nel mondo reale, se dovete scrivere un programma, nessuno vi dice fallo senza Google, no? Cioè, o senza la documentazione, sarebbe assurdo, no? Quindi noi vi lasciamo, ci tengo, mi piace che abbiate a disposizione le risorse che avreste se foste in un caso reale. Chiaramente non voglio vedere aperti né programmi di posta elettronica, né di chat, né di altre cose, ok? Altrimenti, al minimo sospetto, siete fuori, ovviamente. Visto che siete in tanti, diciamo così, l'atmosfera è sicuramente tesa, quindi non giochiamoci brutti scherzi. L'altro anno, perché poi noi a volte sembriamo più ingenui di quanto non siamo realmente, abbiamo visto che c'erano delle persone che scaricavano il progetto dall'esterno del laboratorio. Questo vuol dire che in qualche modo, nonostante l'indirizzo da cui scaricare il progetto, noi lo diamo solamente in laboratorio, lo facciamo vedere solo lì, in qualche modo quell'indirizzo è trapelato fuori e qualcun altro da fuori se l'è scaricato per guardarlo. Non so se al fine di guardarselo, magari nel primo turno voleva guardarsi quello, voleva cominciare a prepararsi per vedere cosa è stato dato prima, oppure con la speranza di riuscire a poi far entrare dentro qualche correzione. Allora, a parte il fatto che lo vediamo, perché il file da cui lo scaricate è sui nostri server, quindi se sapete un minimo di web sapete che tutto è tracciato, ma adesso abbiamo iniziato a metterlo su una rete privata accessibile solamente all'interno del laboratorio, così anche queste cose. Quindi il consiglio è, anziché cercare di ingegnarvi a fare cose strane, cercate di ingegnarvi a fare il compito bene. Ok, in quel periodo siete liberi di lavorare per 2 ore di tempo. Poi c'è la fase di correzione che ha tutta una sua coreografia. La coreografia è questa: alla fine del tempo, passate le 2 ore, vi chiediamo di alzarvi e uscire, lasciando il PC acceso e il progetto aperto. Ok? Semplicemente vi alzate e andate fuori un attimo. Prendete un attimo di fiato, vi parlate tra di voi un attimo, eccetera. Poi vi chiamiamo uno alla volta per la fase di verifica del requisito minimo, cioè il punto 1 dell'esercizio che vi diamo, quello obbligatorio. Allora, vi chiamiamo uno alla volta, in realtà, visto che saremo in tre, vi chiameremo tre alla volta. Entriamo dentro, andate al proprio PC, aprite il progetto, diciamo ok, avvia il progetto, e noi proviamo a usarlo. Cioè di fatto lo usiamo lato utente, non andiamo a vedere il codice, non andiamo a vedere il progetto, ma andiamo a vedere l'applicazione, la usiamo, facciamo delle prove. Di fatto ci mettiamo dentro dei dati di cui sappiamo come deve comportarsi il programma, cerchiamo di mettere dei dati buoni, dei dati fasulli, sbagliati, per vedere che rispetti i requisiti del primo esercizio. Sì o no? È una soglia netta, secca. Non c'è quasi o funziona abbastanza. Funziona quasi, funziona abbastanza se sono sinonimi di non funziona, cioè non rispetto ai requisiti. E allora, poiché rispetto ai requisiti vale 18, il quasi funziona, essendo minore di 18, significa che l'esame non è superato. Quindi non ci mettiamo a fare discussioni sul momento. Quindi nel momento in cui, se il primo punto, diciamo così, i test che facciamo non sono soddisfacenti, dà un risultato sbagliato, e chiedi una cosa, dovrebbe tirare fuori 20 elementi e ne tira fuori 21, oppure tira 20 ma quelli sbagliati,
oppure da un'eccezione, se uno mette uno spazio in più o cose del genere, finita. Se invece funziona, sapete già di avere almeno 18. Ok? Allora, a quel punto ci fermiamo, abbiamo visto che funziona, l'esame è superato, consegnateci i sorgenti, il progetto. Quindi allora a quel punto vi chiediamo di esportare il progetto Eclipse che avete fatto e copiarcelo su una chiavetta nostra, su cui poi ce la portiamo, ce la copiamo e la correggiamo. Questa seconda correzione la facciamo, diciamo, offline, ce li guardiamo con calma, e viene fatta non solamente, e questa correzione ovviamente si concentrerà sulla verifica delle funzionalità del secondo punto. Questa parte non sarà più di tipo on-off, cioè funziona perfettamente oppure no. Ma andiamo proprio a vedere il codice, gli algoritmi che avete scelto. Quindi magari non funziona, ma è comunque abbastanza buono perché vediamo che c'è un certo ragionamento. Non funziona alla perfezione, ma comunque riusciamo a seguire il ragionamento. Oppure magari funziona bene, o funziona, tira fuori un risultato, ma se va a vedere il codice fa schifo, avete fatto delle scelte algoritmiche sbagliate. E quindi magari venite penalizzati lo stesso. Quindi si lavora a quel punto come se fosse un compito scritto, cioè vado a vedere che cosa avete fatto per capire che ragionamento c'era dietro e quanto siete distanti dalla soluzione. Quindi mentre il primo passo è booleano sì o no, il secondo passo è graduato da 18 a 30, noi dobbiamo dare una valutazione che va da 18 a 30 in funzione dell'analisi, no, del vostro codice. E quindi a questo, dopo un certo punto chiaramente vi pubblichiamo, poi dopo qualche giorno pubblichiamo i risultati. I primi appelli ci vorranno ovviamente parecchi giorni prima che abbiamo tempo di guardare tutti i compiti, ma voi in ogni caso, e questo so che è stato almeno negli anni scorsi abbastanza apprezzato, quando uscite da lì sapete già se l'esame l'avete superato o no. Quindi vi sapete organizzare con gli altri appelli, eccetera, anche con l'appello successivo, se dovete venire o no, se non è superato, poi è solo questione di sapere il voto, no? Tra virgolette, solo. Quindi questa un po' è la modalità, cioè, operativa. L'ho già detto la prima lezione, lo ridico adesso che partiamo dall'esame, cercate di non prepararvi per questo test. Cioè cercate di non dire io mi accontento di prendere 18 e superare il primo punto, proprio nel tipo di esercizi che fate, la preparazione che fate. Perché, vabbè, se a voi va bene il 18 come voto, a me va benissimo, cioè non me frega niente, non ne faccio una questione di principio, ne faccio una questione di rischio. Cioè se tu punti per il minimo, ogni intoppo che ci possa essere, sei subito sotto. No? Quindi è abbastanza rischioso dal vostro punto di vista. Quindi cercate di fare bene, o provare a fare, prepararvi, diciamo così, per fare il compito completo, non puntare a fare solo il primo punto, perché tanto so che se faccio il primo. Cioè, io quando dimensiono questi compiti ragiono pensando che il primo punto sulle 2 ore dovrebbe portare via mezz'ora. Cioè un quarto d'ora per leggere il compito, mezz'ora per fare il primo punto e un'ora abbondante per fare il secondo punto dell'esercizio. Quindi anche quando vi allenate provate più o meno a ragionare su questi tempi. L'altra cosa importante, che ogni tanto mi chiedono, è che noi correggiamo un progetto solo. Quindi non è che c'è un progetto che supera il primo punto, magari l'hai fatto, funziona, l'hai salvato e poi ti sei messo a lavorare su un altro, su cui hai cominciato a lavorare sul secondo esercizio e poi mi consegni quest'altro. No? C'è un progetto solo, io il progetto che vedo, di cui vedo che il primo punto funziona, è quello che mi devi consegnare. Cosa significa? Significa che se poi hai fatto il primo punto e cominci a lavorare sul secondo, devi continuare a verificare che il primo punto continui a funzionare. Se tu modifichi, aggiungi cose, ma non devi rompere quello che prima funzionava. Ok? È successo alcune volte all'esame, avere persone che dicono, ma sì, ma qui il primo punto funzionava, ma poi sono andato avanti e adesso non funziona più. Allora scegli se consegnarmi quello del primo punto che funzionava e basta, sappiamo già che poi andrai 18 e non è nulla di più, oppure
oppure sei bocciato praticamente. Quindi fate attenzione quando sviluppate il punto 2 che il punto 1 continui sempre a funzionare, no? È un progetto che va avanti, non sono due esercizi, due progetti diversi. Ok? Direi che altri aspetti formali non ce ne saranno, non ce ne sono, cioè, almeno al momento non me ne vengono in mente, no? Sulle modalità di svolgimento. Ecco, il fatto che voi possiate, durante lo svolgimento dell'esame, usare internet, cercate di sfruttarlo a vostro favore. Quindi imparate anche, dovreste averlo un po' fatto negli esercizi di laboratorio in cui quasi sempre abbiamo messo sempre dentro delle cose che non erano state spiegate, proprio per stimolarvi ad andare a cercare, cercate di sfruttarlo, perché molto spesso la risposta al problema su cui vi state arroventando da 20 mesi, da 20 minuti, è lì a portata di click, sapendolo cercare nel modo giusto, oppure leggendo la documentazione nel punto giusto. Non serve quasi a nulla andare a scartabellare esercizi vecchi. Vedo purtroppo gente che si porta dietro plichi di carta, che si è stampato tutti i progetti, tutti gli esercizi fatti. È abbastanza inutile, perché la soluzione che vi servirà sarà diversa da quella che abbiamo fatto, perché come sempre nell'informatica basta che tu sposti una virgola e cambia completamente l'esercizio. Quindi, però è solo un consiglio, poi ovviamente organizzatevi come credete. Dubbi su questo? Poi sul sito c'è tutto il regolamento scritto per esteso. Dal punto di vista organizzativo, allora dicevo, il 23 c'è l'appello, se non sbaglio il 21 dovrebbero chiudersi 2 giorni prima. 21 è una domenica però, quindi non so, bisogna andare a vedere quando. Fate attenzione bene quando si chiudono le prenotazioni, perché dovendo fare un'organizzazione molto serrata di questo tipo, se uno non è prenotato, sta fuori, ovviamente. Quindi noi saprete che vi manderemo il giorno prima, tempo di, diciamo così, le prenotazioni si chiudono 2 giorni prima, noi dobbiamo fare i conti delle persone, sugli orari, eccetera, vi mandiamo lo schemino in cui diciamo a che ora dovete venire e divisi come, essenzialmente. Questo vale per i 3 appelli. Cioè, come gli altri anni, faremo 3 turni al primo appello, 2 turni al secondo, e un turno al terzo appello. Secondo appello, per fortuna, ci hanno messo anche abbastanza presto, ancora il 10 luglio, altre volte andiamo a finire il 20, 25, allora diventa poi difficile correggere, non tanto correggere e dare i voti, ma poi permettervi di discutere il voto. No? Perché, ecco, una cosa che mi sono dimenticato di dire, scusatemi, è che alla fine, quando pubblichiamo i risultati, noi vi diamo sempre, oltre ovviamente alla pubblicazione del voto, un appuntamento in cui poter venire eventualmente per capire le correzioni, cioè non contattare il voto perché non è una cosa che faccio, ma capire il motivo, no, per cui il voto è magari inferiore a quello che vi aspettavate. Però appunto, essendo il secondo appello il 10 luglio, direi che abbiamo ancora la possibilità di farlo tranquillamente e quindi non dovremmo tenere. Ecco, l'altra cosa che non facciamo è di tenere in sospeso il voto. Ah, ma non so se accettarlo o no, me lo tiene finché non venga il secondo appello. No, io chiudo i verbali del primo appello prima che il secondo appello inizi. Quindi sta a voi decidere se lo volete o no, se lo rifiutate. Se volete rifiutarlo, per me va bene, però me lo dite prima. Non tengo voto in sospeso, provo a farlo il prossimo e poi decido se accettarlo o no. Basta, le cose cattive da parte mia le ho dette tutte. Ok. Direi che a questo punto possiamo venire a qualcosa di più divertente che non le regole dell'esame. E dove l'ho messo? Come avevamo già anticipato, io per oggi, almeno per l'inizio di oggi, ho preparato un esercizio sulla falsariga di questo dataset del bike sharing che avevamo usato nell'appello. Il secondo appello di luglio dell'anno scorso. E il dataset l'abbiamo già iniziato a vedere la scorsa lezione. È un semplice database in cui ho importato solamente 2 tabelle, station e trip. La differenza è che
rispetto a quello che c'era, che c'è online per l'esame, è che adesso ho importato anche tutti i viaggi, sapete, ricordate che c'erano due dataset diversi, i primi 6 mesi, i secondi 6 mesi, adesso ho messo tutto insieme, quindi sono riuscito a importarli tutti, e quindi la tabella trip ha 315.000 righe anziché solamente 160, che era solamente metà del dataset, no? Quindi è un database più corposo. Vi risparmio il tempo che ci ho perso per colpa delle anomalie che aveva questo database, cioè i CSV erano sbagliati, come sempre c'erano dei trip che partivano e arrivavano dalla stazione 39 che non esisteva nelle stations, quindi me la sono dovuta andare a inventare, c'erano delle stazioni che hanno cambiato nome a un certo punto, e quindi chiaramente quando fai la chiave esterna dici questo qua deve corrispondere a un campo della tabella, il database dice no caro mio. E allora viene da capire qual è, capire qual è su una tabella di 300.000 righe non è la cosa più comoda di questa terra, ma sono problemi pratici che uno incontra quando deve lavorare con dati veri. Io i dati li ho già addomesticati in cui questi problemi sono stati risolti. E quindi abbiamo già questo database. E su questo database io vi propongo di lavorare su questi due esercizi. Allora, punto 1, permettere all'utente di selezionare il nome di due station, da altrettanti menu tendina, nelle quali siano presenti in ordine alfabetico, e poi di visualizzare due numeri, che sono il numero di trip tra tali stazioni, quindi ho scelto due stazioni, e trovo il numero di trip di viaggi in cui la bicicletta sia stata presa in prestito dalla prima stazione e riconsegnata alla seconda stazione tra quelle che ho selezionato. E poi l'altra informazione che voglio sapere è qual è il tempo medio di percorrenza di tali trip. Qui ci sono su un anno di fatto di viaggi, ci sono stati 40 viaggi che partivano da lì e arrivavano là, ciascuno avrà una sua durata. E vediamo qual è la durata media, così mi dà anche una stima se volessi fare quel tragitto di quanto tempo ci vorrà. Poi è ovvio che magari in uno di questi viaggi abbiamo preso, diciamo così, la maglia rosa, il corridore, per cui è stato velocissimo. Nell'altro di questi viaggi hai trovato il tizio che ha preso la bici e poi si è andato a fare un giro largo, è andato a trovare l'amico e poi l'ha consegnata. Però, diciamo così, facciamo una media, così ci dà un'indicazione di massima, no, del tempo di percorrenza. E questo esercizio io ho pensato di proporvi di affrontarlo in due modi. Il primo sfruttando il fatto che la tabella trip ha già un campo che si chiama duration, che è già un valore in secondi della durata del viaggio. Quindi questo è facile, nel senso che basta fare la media di questi valori qua. L'altro modo, perché non sempre nel database è quello che ti serve, è ricavarci la durata andando a confrontare la data d'inizio e la data di fine, anzi l'istante d'inizio e l'istante di fine, perché si chiamano start date and date, ma non sono solamente delle date, ma contengono data e ora, facendo la differenza tra questi due valori. Quindi supponiamo di non avere questa colonna. Come facciamo a ricavarci la durata? Lo facciamo facendo la differenza tra l'istante di riconsegna e l'istante di presa, cosa che abbiamo imparato a fare con le date, no? Quindi qui in questo esercizio chiaramente c'è una componente sulle date più forte che nella media degli esercizi, anche perché così lo usiamo come esercitazione sulle date. E questa differenza tra end date e start date la posso pensare, la posso immaginare di fare a livello SQL, quindi faccio la query che mi che chieda già al database di calcolare questa differenza. Allora, come si fa a fare la differenza tra due date in SQL? Non lo so, impariamo a cercarlo. Oppure a livello Java, cioè scelgiamo le due date in Java separatamente e poi facciamo la differenza, facciamo calcolare la differenza direttamente dal codice Java. Cos'è meglio, cos'è peggio? Proviamo a giocarci. Quindi di fatto il punto 1 ci chiede di ragionare per fare la stessa cosa in tre modi diversi. In realtà il punto A e il punto B non daranno lo stesso risultato,
non possono dare lo stesso risultato. Cioè il punto A usando il campo duration e il punto B usando la differenza tra la presa e la riconsegna non danno lo stesso risultato perché, ve lo dite voi, perché mancano i secondi, no? Mentre il campo duration si vede che è preciso al secondo, cioè dell'87, dei 18, dei 64, dei 95 come unità, mentre invece start date e end date sono, hanno sempre i secondi messi a zero. Quindi la precisione con cui sono misurati è solamente quella del minuto. E quindi ovviamente mi daranno una durata che è solo un multiplo di 60. Quindi ci aspetteremo dei risultati analoghi, ma non esattamente uguali. Ok, partiamo a fare questo primo punto, subito dopo però, forse non so, vediamo se riusciamo a completarlo già oggi o la settimana prossima, c'è un secondo punto che aggiunge una funzionalità e dice permettiamo all'utente, in aggiunta al punto precedente, di selezionare in aggiunta una data. Quindi io ho selezionato due stazioni, mi dice guarda, se due stazioni ci sono 40 trip e ci metti in media 20 minuti, va bene? Io però in più voglio selezionare una data e voglio vedere il dettaglio dei trip di quel giorno tra quelle due stazioni. Quindi, mentre prima la media l'ho fatta su tutti i trip possibili dell'anno, perché è un anno di cui abbiamo un database, nel secondo caso ho solamente, voglio solamente vedere non le statistiche, ma i dettagli dei viaggi di quel giorno. Quindi elencare i dettagli di tutti i trip tra le due stazioni selezionate che si svolgono però in quel giorno. Poi può anche darsi che in quel giorno non ce ne sia nessuna, per carità, può darsi, no? Sappiamo che ce ne sono, ma in quel giorno, guarda caso, no. E quindi abbiamo un elemento calendario in aggiunta nella nostra interfaccia. Quindi io qui ho immaginato due tendine, partenza e arrivo, e il bottone per calcolare il tempo medio, quindi il primo punto di questo esercizio, e poi un campo data e un dettaglio per avere il dettaglio di quella data. Quindi questo calendario qua dovrebbe essere preimpostato con la data del primo trip valido. Lo sapete che se aggiungete un calendario, un campo data sul date picker, su JavaFX, quando lui parte, parte preimpostato sulla data di oggi. Cioè aprite il calendario e lui vi fa vedere maggio 2015 con evidenziato il 28, quindi rende facile scegliere la data di oggi. Però non ce ne frega niente perché questi dati sono del 2014. Quindi facciamo in modo che il calendario, anche per facilitare l'utente, perché altrimenti non saprebbe quale data inserire, preimpostiamolo con la data del primo trip valido. E poi facciamo in modo che l'utente non possa inserire delle date esterne al range di date entro le quali esistono dei trip. Cioè se lui vuole mettere il 1° gennaio 2011 non lo lasciamo. Allora se lui sceglie una data troppo piccola noi lo forziamo alla prima data possibile, se lui mette una data troppo grande lo forziamo all'ultima data, cioè limitiamo. Purtroppo non sono riuscito a trovare, cioè questo componente non ha la possibilità di definire a priori un range entro il quale far girare l'utente. E quindi noi lo lasceremo selezionare la data che vuole, e se la selezione è sbagliata gliela correggiamo a forza. Quindi questo qua combina sia l'elenco dei trip, che è semplicemente una query in più, che un pochino di ginnastica nell'utilizzo di questo componente date. Poi ci sono degli altri punti, di cui uno ve lo proponiamo al laboratorio prossimo, e quindi non ve lo anticipo. Allora, partiamo dal punto 1. Come sempre, per risparmiare un po' di tempo, io mi sono già predisposto un pezzettino di progetto che trovate online, l'ho caricato un attimo prima di venire in aula, in cui essenzialmente, questo è il progetto BUBS, si chiama, Bay Area by Sharing, e dentro la cartella DB trovate lo zip che contiene l'intero database. No? Lo zip sono, se non sbaglio, qualcosa tipo 3 mega, ma no, 6 mega zippato,
ma il file corrispondente sono circa 60 mega di SQL, quindi fate attenzione quando lo scompattate. Dentro il modello ho creato un primo package model in cui ho messo due bin, uno station e un trip, dove ho semplicemente, qui ho fatto la parte facile e banale, poi questi bin vedremo se ci basteranno, se dovremo aggiungere delle parti, eccetera. Station contiene la replica usando le regolette che ci eravamo dati un po' di tempo fa, no? Cioè per modellare a livello di oggetti quelle che sono tabelle razionali. I vari campi, station ID, name, lat, long, doc count, landmark, installation, che sono esattamente questi campi qua della tabella station. Con dei tipi corrispondenti. Ad esempio, installation era di tipo date, visto che ci concentriamo sulle date, e effettivamente aveva solamente una data senza orario, e io l'ho mappato in Java su un local date, qui sto usando le date di Java 8, local date, non local date time, perché c'è solo la componente data, non c'è la componente orario. E poi questo bin, diciamo che non ci ho fatto nulla, non ci ho lavorato, se non far costruire automaticamente il costruttore, i getter e setter per tutti gli elementi, e un hashcode equals, anche qui generati automaticamente, che lavorano sul campo station ID, che corrisponde alla chiave primaria della tabella. Ho applicato le regole che avevamo visto insieme un mese e mezzo fa. L'unica differenza è, a livello di terminologia, la longitudine l'ho chiamata long anziché long. La colonna del database si chiamava long. Si chiama long. Però long è una parola riservata in Java, perché sarebbe long integer, no? E quindi mi dava errore, allora l'ho chiamata long. L'unica differenza, per cui quando scriviamo le query e andiamo a prendere i campi, c'è una piccola discrepanza di nome. La stessa cosa sulla classe trip, è un po' più lunga perché la tabella trip ha più campi, quindi la tabella trip ha 10 campi, 11 scusate, e quindi anche qua il bin avrà 11 attributi. Poi di duration è un intero, qui per ora l'ho indicato come intero perché così era nel database. Essendo un tipo time potrei anche usare una variabile tipo time o duration di java.time, ma non, diciamo così, non ho voluto complicare le cose. Poi ci sono le informazioni sulla partenza, e la partenza sono l'ora e il nome della stazione e l'ID della stazione. L'ora nel database era di tipo datetime, e infatti a livello di dati c'era la data e l'ora, e quindi in Java lo mappo su un tipo local datetime e non solamente local date. Tutti questi sono local e non zoned proprio perché non c'è un fuso orario qua e quindi lavoriamo sull'ora locale. E poi gli altri sono stringhe, int, nulla di nuovo. Anche qua, costruttore, getter, setter, e l'hashcode equals che lavora sul trip ID, visto che queste tabelle hanno una chiave primaria sul trip ID, usiamo questo come identificatore per i confronti e l'uguaglianza. Vabbè, fin qua nulla di, come vi dicevo, nulla di particolarmente intelligente, semplicemente abbiamo applicato queste regole e come vi dicevo, di solito per l'esame questi bin ve li diamo già fatti, così evitate di perdere tempo. E così chiamiamo tutte le variabili e gli attributi nello stesso modo, è anche più facile, come dicevo, per noi andare poi a orientarci nel vostro codice. Passo successivo, anche qua vi descrivo cosa ho fatto, poi cominciamo a lavorare, è i primi due metodi più stupidi per costruire, cioè per interrogare il database, mi sono fatto un metodo get all stations e un metodo get all trips. Tanto per testare il collegamento al database, che testare che sia in grado di leggere i dati. Quindi get all station legge tutte le station dal database, questa è la query,
un prepare statement che in realtà non ha parametri, lo esegue subito e per ogni risultato aggiunge, result set, aggiunge a una collection che ho preparato là sopra, aggiunge l'elemento corrispondente alla riga del result set che sta leggendo. Quindi legge tutto e accoda ad una lista, che poi è il risultato, lista che poi è il risultato della funzione. Questo codice è abbastanza sintetico, poche righe, perché tutta la parte noiosa l'ho delegata a questa funzione build station, che si prende un result set e mi costruisce l'oggetto di tipo station qua sopra, build station, che va lei a interrogare result set con i nomi delle colonne e metterli dentro il costruttore dell'oggetto station nell'ordine giusto e col tipo di dato giusto. L'ho estrapolata in questo metodino privato perché probabilmente se farò altri tipi di query nel database avrò bisogno anche in quelle altre query di costruire degli oggetti di tipo station o di tipo trip, e quindi per evitare di ripetere ogni volta questo pezzo di codice lo metto in un metodo di utilità mio interno privato. Privato e non pubblico perché? Ma perché prende un result set e noi ci siamo dati la regola che il result set, visto che fa parte di JDBC, non deve uscire dal DAO, no? Quindi nessun metodo esterno al DAO deve mai conoscere JDBC o mai usare nessun oggetto di tipo JDBC. Quindi questi metodi sono pensati per essere chiamati solo dall'interno del DAO o dei DAO, delle classi DAO che creiamo. Ecco, l'unica cosa di nuovo non banale o non complicata ma non scontata è la gestione delle date. Allora, la volta scorsa abbiamo visto insieme che il driver JDBC di MySQL fa già un mapping dei tipi di dato MySQL in tipi di dato SQL standard in tipi Java. In particolare nel caso della station avevamo un tipo date. Un tipo date lo posso leggere col metodo getDate e il metodo getDate, andiamo a vedere la documentazione, mi restituisce un oggetto di tipo, scritto qua sotto, java.sql.date, cioè questo date qui non è il java util ma il java sql date. java.sql.date, abbiamo visto che è una sottoclasse strana di java util date, ma noi interessa soprattutto il fatto che il metodo getDate abbia, cioè l'oggetto, scusate, java.sql.date, abbia il metodo toLocalDate. L'ultima slide delle cose che abbiamo visto la volta scorsa era proprio i metodi per costruire oggetti java.time a partire da java.sql. E quindi mi restituisce una java sql date che è, ricordiamoci, una java util date con i secondi messi a 0, ora secondi messi a 0, e toLocalDate mi costruisce al volo l'oggetto java.time.localDate. E questo è l'oggetto che passo nel costruttore del mio oggetto station. Quindi in questo caso l'oggetto date di Java 7 o di Java 1 in realtà ha una vita molto molto breve. Viene creato, immediatamente convertito in local date e poi me lo dimentico, no? Quindi non esce da qua. La stessa cosa sull'altro trip, ve lo faccio vedere perché è diverso. In questo caso su trip avevamo dei date time. Allora, date time in MySQL corrisponde a quello che l'SQL standard chiama timestamp. Questa è la stranezza di nomi. Allora, per poter estrarre quel campo uso il metodo getTimestamp e non getDate, o un getDateTime non esiste. Perché non esiste? Ma perché JDBC ha dei metodi standard che devono valere per tutti i database. Quindi non va a specificare, no, un metodo per estrarre un campo che esiste solamente, di un tipo di dato che esiste solamente in MySQL. Quindi estraggo con getTimestamp e mi restituisce un oggetto java.sql.timestamp, che anche lui, ricordiamo come abbiamo detto la volta scorsa, è una sottoclasse
di java.util.date. E questo timestamp quindi può essere convertito a un oggetto o to instant o to local date time. In questo caso mi fa più comodo perché così l'avevo definito a livello di Bing local date time. Quindi anche qua cambio nomi tre volte alla stessa cosa. In MySQL si, quattro volte. In MySQL si chiamava date time. In realtà viene letto come fosse un timestamp e quindi tirato fuori come java.sql.timestamp e poi convertito in java.time.localDateTime. Basta non perdersi, poi tutto è semplice. Ok. Questo è ciò che abbiamo già. Io per testarlo, vabbè, poi c'è il metodo getAllTrips che fa esattamente la stessa cosa, quindi è identico all'altro, cambia solo trip al posto di station. Vediamo se tutto funziona. Io mi sono fatto un metodo main qua nel DAO, che semplicemente legge le stazioni, le stampa e legge tutti i trip. E non vi stampa perché stampare 300.000 righe è una cosa poco simpatica, ma semplicemente dice quante ce ne sono, così verifico di averli letti perlomeno, poi che siano corretti lo verifichiamo a parte. Quindi qua ha stampato le stazioni e poi mi dice che ci sono 315.000 trips, che dovrebbe essere il numero giusto. Ovviamente se lo lanciamo vediamo che le stazioni sono istantanee e il calcolo delle trips richiede un certo tempo perché tutto sommato deve leggere, memorizzare, creare gli oggetti, convertirli di 300.000 elementi. Il fatto che ci sia questo metodo già fatto nel DAO, non vedetelo come se c'è il metodo fatto lo uso di sicuro all'esame, per dire. Perché magari non è il modo più furbo. È già uno schermo da cui potete prendere, ma non è detto che convenga leggere tutti questi trip. Quando poi alla fine ti serve sapere il tempo medio. Un numero, leggo 300.000 cose per avere un numero, per sapere 27. No? Magari se riesco a fare già una query un pochino più furba, in modo da ottenere solamente i dati che mi servono. Da vedere. Ok, allora, l'altro pezzo, l'altro componente, ovviamente questa interfaccina qua che avevo già creato in anticipo. Allora, noi dobbiamo implementare il punto 1. Iniziamo ad implementare il punto 1. Selezionare due station dai menu tendina e visualizzare il numero di trip tra le stazioni, eccetera, eccetera. Quindi la prima cosa che mi serve è popolare queste tendine. Ops. Popolare, perché mi mette questa cosa qui? Ok. Popolare queste due tendine, questa e quest'altra, questa cosa qua arancione che salta fuori è semplicemente una grid in cui ho messo gli elementi, non spaventiamoci. Solo che per selezionare l'elemento dentro lui ci tiene a evidenziare le righe e le colonne. Popolare queste due tendine che ho chiamato box di partenza e box di arrivo, box perché sono oggetti di tipo combo box. Che ovviamente ho incollato nel suo controller qua. Allora, qui sono partito da zero, da controller appena generato. Qui tutte le scelte poi di progetto di programmazione dobbiamo ancora farle tutte. La prima è ovviamente tipizzare questi combo box, perché sono combo box che sono parametrizzate rispetto al tipo di dato che ci mettiamo dentro. Qual è il tipo di dato che ci mettiamo dentro? Station, giusto? Sono combo box, è vero che visualizzano una stringa, ma memorizzano l'intero riferimento all'oggetto station, sia qua che in quella sotto. E quindi in qualche modo questo modello quando si avvia dovrà popolare queste due caselle.
interrogando il controller, dovrà popolare queste due caselle, interrogando il modello per farsi dare l'elenco delle stazioni che sono definite nel database. Quindi, come sempre, il lavoro lo fanno a braccetto i controller e il modello, modello che non c'è ancora, quindi è una classe che dobbiamo creare. Che di sicuro abbiamo già capito che l'elenco delle stazioni dovrà averlo, perché dobbiamo usarlo per... L'elenco dei trip magari no, vediamo se ci servirà. Per ora sicuramente l'elenco delle stazioni ci dovrà essere. All'interno del modello. Poi stations, mettiamo il get e il set, così. Perché get station magari non lo vediamo. E poi noi sappiamo già che il controller per poter lavorare avrà bisogno di un riferimento al modello. Quindi, classiche operazioni che facciamo sempre, memorizzare all'interno del controller un riferimento al modello, e ovviamente definire almeno un setter, un getter non mi serve, vabbè, non lascia fare, allora facciamo tutti e due, poi lo cancello. Model non mi serve, ma set model sì. E quindi sarà il main che crea il modello, chiede al modello di caricare l'elenco delle stazioni, passa il modello al controller e a questo punto il controller potrà popolare le tendine. Questa è la sequenza delle operazioni. Quindi dobbiamo arrivare al main per crearci il modello e il controller separatamente, quindi dobbiamo fare il solito lifting che facciamo sempre al progetto appena creato. Creiamo un fxml loader separato, poi gli facciamo caricare questo, l'fxml, poi abbiamo model, view e controller, quindi il modello lo creiamo noi, la view è creata sotto e il controller si chiamava Babs controller, se non sbaglio, uguale, non lo creo io perché me l'ha creato il loader, quindi mi faccio dare dal loader il riferimento al controller che è creato. E quindi a un certo punto dovrò dire al controller qual è il modello su cui lavorare, su cui deve, può lavorare. Prima di questo dovrò ovviamente chiedere al modello di caricare l'elenco delle stazioni, perché altrimenti gli passo un model che ha un elenco di stazioni non ancora inizializzato, se il modello provasse a utilizzarlo per popolare i suoi tendini non trova nulla ancora. Quindi chiedo al model model.loadStations. Ad esempio. Quindi la nostra classe modello per ora non ha ancora nulla, ma il primo metodo che gli mettiamo sarà un metodo di 3 righe. Facciamo creare il modello, qui siamo dentro model, che non farà altro che prendere il DAO,
apps DAO e fargli caricare tutte le stazioni. Quindi stations uguale DAO.getAllStations e finisce lì. La lista non me la creo neppure io, perché tanto me la crea il DAO. Quindi, seguendo l'ordine di esecuzione, noi abbiamo il loader che carica l'fxml e inizializza il controller. Lo fa già tutto lui. Il controller viene creato, quindi istanzia queste variabili, non le inizializza, le inizializza facendo riferimento ai singoli oggetti dell'interfaccia utente. Chiama il metodo initialize, che di fatto non può fare nulla perché l'unica cosa che possiamo fare dipende dalla conoscenza del modello, quindi initialize per ora non fa nulla. Poi torniamo nel main. Creiamo il modello e chiamiamo loadStation. Nel modello loadStation non fa altro che chiamare getAllStations del DAO, che fa la query che abbiamo appena visto che funziona e restituisce la lista che il modello memorizza all'interno della propria, del proprio attributo stations. A questo punto il main passa al controller l'informazione sul modello. Modello che sappiamo ha già le stazioni caricate. Quindi ciò che può fare il controller appena ha in mano il riferimento al modello può andare a popolare le tendine. Le tendine sono box partenza, devo andare ad aggiungere una copia degli elementi di tutte le stations all'interno delle voci della tendina. Allora, la tendina ha una proprietà che si chiama items, che è una lista, una collection, di T, in questo caso di station, come vediamo qua sotto. Quindi getItems mi dà l'elenco, in questo caso mi istituirà una collection che è già stata creata, perché l'fxml la crea, vuota. E io ci aggiungo semplicemente add all ciò che mi arriva dal modello. Volendo uno potrebbe crearsi una observable list come piace a lui e fare un set items, anziché fare get items e poi add. Però io trovo più comodo usare un oggetto, una collection che c'è già, che è stata creata nel modo giusto, piuttosto che non. E la stessa cosa per il box di arrivo. Ok? Io non posso fare questo dice, ma che differenza c'è tra questi due? Lasciamo perdere l'errore del mio segno in rosso, lo vediamo tra un secondo, ma dal punto di vista delle collection, che differenza c'è? È che nel secondo caso la box partenza ha una proprietà items che faccio puntare alla stessa collection che c'è dentro il modello. Nel secondo caso. Nel primo caso la box partenza ha una proprietà item che è una collection sua, la quale collection contiene i riferimenti agli stessi oggetti che c'erano nel model, ma i singoli oggetti station. La collection è sua, è privata, è diversa, è distinta, separata da quella del model. In entrambi i casi non vengono mai copiati gli elementi, mai. Semplicemente una lista unica, tutti condividono quella lista, oppure ho tante liste separate e
però queste liste puntano tutte allo stesso insieme di oggetti che si trovano da un'altra parte e sono condivisi. Questo sembrerebbe più efficiente, più veloce, perché evito comunque di ricostruire una lista a 80 elementi, quindi stiamo parlando di tempi irrisori. Ma non funziona perché? Ma perché questo items, questa proprietà items, non è una array list normale, ma è una observable list. Observable list sono liste, come dice il nome, osservabili, in cui uno può registrarsi dei listener per capire se è stato aggiunto un elemento, tolto, e ciò che serve all'interfaccia utente per aggiornare dinamicamente ciò che vi mostra quando voi modificate i dati sottostanti. Quindi una lista semplice da sola non ce la fa. Il JavaFX dovrebbe in teoria continuamente leggere e controllare se qualcosa è cambiato nella lista, ma sarebbe troppo poco efficiente. E quindi voi non potete dirgli usa la lista che ho, ma gli dite vabbè, costruiamo la tua lista observable e mettici dentro una copia degli elementi, è il modo più veloce. Quindi questo no. In realtà ci sarebbe modo, c'è dentro JavaFX una classe che si chiama FX Collections, che ti dà il modo di costruire una observable list a partire da una list normale, una classe wrapper che la ridefinisce, ma direi che non ci serve questo livello di sofisticatezza. Allora, se facciamo così e proviamo a lanciare il main, ecco, altro consiglio per l'esame, non aspettate a fare il run a che sia passata un'ora e mezza. No? Fate sempre eseguire il programma per piccoli passi. Implementate un pezzo, vediamo se funziona. Funziona bene, debughiamo quello. Quando funziona, passo al passaggio successivo. Perché ovviamente il numero di errori che inserite via via aumenta. Quindi puoi trovarli. Allora, proviamo a eseguire questo main, vediamo se parte. Ecco qua, mi dà le tendine. E mi dà delle cose che sono oscene da vedere. Meno male che ho fatto run presto, così lo correggo subito. No, questi sono semplicemente degli indirizzi, degli oggetti che sono stati creati. Perché mi dà questo? Perché non ho definito il metodo toString sull'oggetto station. Va bene, allora facciamo in fretta a farlo. Override. No, override niente, public. String, toString con la R, toString, e dai, sempre con la R, si scrive string, return this.name, in questo caso abbiamo già il campo che fa a nostro caso. Quindi, mettendo un toString umano, dovrebbero venire fuori delle tendine con dei contenuti umani. Bene, e anche l'altra. Peccato che il testo ci diceva qualcosa di leggermente diverso. Il testo ci diceva selezionare due station da altrettanti meno tendina in ordine alfabetico. E queste non sono in ordine alfabetico. In che ordine sono? È in ordine di come è capitato dalla query. La get all stations le ha tirate su in un ordine qualsiasi, che probabilmente in questo caso corrisponde all'ordine numerico di ID, no? Di station ID, ma è abbastanza irrilevante. Allora, a questo punto, come facciamo a farle saltare fuori invece in ordine alfabetico? Abbiamo due possibilità: o chiedo al database, quando fa la query, di ordinare i risultati per nome della stazione, quindi aggiungo un order by nella query, get all stations, e mi modifico la query in modo che saltino fuori così, e poi sapendo che le metto in una lista questi risultati, in una lista, una struttura di dati ordinata, quindi non me le rimescola, e poi trasferisco da lista a lista, non userò mai un set o una map che me le rimescolerebbe, allora questi elementi mantengono l'ordine che avevano quando sono stati detti dal database. Quindi do
il compito di ordinare la lista al database. Questo richiede un secondo di modifica. Ad esempio, select asterisco from station order by name. E quindi questa volta le stazioni compaiono ordinate in modo alfabetico secondo il nome che viene mostrato. Questa è una cartuccia unica che posso sparare una volta sola, perché se poi in un'altra parte del programma dovessi avere bisogno delle stazioni ordinate per ID o ordinate per latitudine, il database le ho tirate su una volta sola. Qui non vado ovviamente a rileggerle di nuovo ordinate in un modo diverso. E quindi devo imparare a riordinarmele in casa gli elementi. Ok? Allora, quindi fingiamo che per qualche motivo non ci vada bene, vi lo metto come commento e lascio la versione di prima senza order by. Fingiamo che per qualche motivo non ci vada bene averle ordinate per nome perché altrove ci serve ordinarle per ID. Ok? Quindi non possiamo costringere il modello ad avere questo elenco in ordine alfabetico. E allora il lavoro se lo farà il controller. Il controller sa che model.getStations sono tutte le stazioni che gli servono, ma non sono ordinate nel modo giusto, se le dovrà riordinare. Come? Con collections.sort. Quindi facciamo il ripassino di collections.sort. Collection è la classe di utilità sulle collection e ha due metodi che si chiamano sort, che ricevono come argomento una lista, entrambi, che è una lista che contiene gli elementi da ordinare. Ad esempio il sort non lo posso fare su un set, perché il set non manterrà mai l'ordinamento che gli do, solo la lista che può essere riordinata. Dopodiché le due varianti di sort differiscono dal fatto che hanno o non hanno un secondo argomento. La prima, la più semplice, quella in cui passo solamente la lista, ordina la lista secondo il suo, virgolette, ordinamento naturale, natural ordering. L'ordinamento naturale di quel tipo di oggetto. Qual è in Java l'ordinamento naturale di un oggetto, di un bin? Ah, se non definisco nulla, l'ordinamento naturale è l'indirizzo di memoria. Fa schifo. Se voglio imporre io quale sia l'ordinamento naturale, definisco un metodo compareTo all'interno della classe, che permetta a ogni istanza della classe di essere confrontata con altre istanze della stessa classe. E allora, a seconda di come funziona, di quali campi va a osservare, va a utilizzare questo metodo compareTo, induce un ordinamento naturale di un tipo piuttosto che di un altro. Quindi se voglio che l'ordinamento naturale delle station sia quello per nome, definirò un metodo compareTo che si basa sul nome. Il metodo compareTo deve restituire ogni volta che viene chiamato su un'istanza di un oggetto, riceve come parametro l'istanza di un altro oggetto, deve restituire un valore che è negativo, nullo o positivo, a seconda che l'altro oggetto debba precedere, essere uguale o seguire l'oggetto dato. Quindi in questo caso noi potremmo definire a livello di station, abbiamo definito il toString, potremmo definire anche metodo compareTo. Dico sempre potremmo, qui non c'è,
compare to e riceve come parametro un object other, tipicamente. E qui lui deve restituire, non c'è nei source, mi ricordavo, no, questo non c'entra niente, scusate. Esco di questo string constructor. Ah no, ma sono scemo io, scusate, come ho detto. Affinché un oggetto possa avere un metodo compareTo e possa essere usato dal sort, deve implementare un'interfaccia che si chiama comparable. L'interfaccia comparable dice che questo bin possiede un ordinamento naturale. E a questo punto, quando metto implements comparable, vedo che Eclipse si arrabbia perché dice: no, guarda che questo oggetto station non soddisfa questa interfaccia perché non ha i metodi che gli servono. E infatti gli dico: aggiungi i metodi da implementare. Ricordavo di non averlo mai scritto a mano compareTo, che veniva generato automaticamente. E qui lui mi, la signature è la stessa ovviamente, che ho appena scritto, riceve un altro oggetto e qui dentro ci faccio i confronti. Quindi io qua dentro potrei dire, delegare il confronto tra gli oggetti al confronto tra le stringhe sottostanti. Cioè, il mio compareTo deve alla fine confrontare il nome di questa stazione col nome dell'altra. Quindi anziché arg0 io la chiamo other. E quindi ritornare semplicemente la stessa cosa che mi ritornerebbe la compareTo tra le stringhe che rappresentano i nomi. Quindi this.name.compareTo other. Scusate, other che ovviamente deve essere portato a string. Cioè io non mi metto a fare se una stringa è minore dell'altra allora ritorna meno 1, se le due stringhe sono appunto equals allora ritorna 0, eccetera. Poiché le stringhe da sole sanno come confrontarsi, e io dico stringhe confrontatevi e il risultato del vostro confronto diventa il risultato del confronto tra due oggetti station. E così funziona. Allora, facendo così funziona, ma mi stride un pochino il fatto che il metodo compareTo lavora su dei campi che sono diversi rispetto al metodo equals. Il metodo equals lavora sul station ID, il metodo compare lavora sul campo name. Allora, ovviamente le librerie Java che usiamo, comprese quelle sulla collection, usano indifferentemente equals, compare per fare il loro sporco lavoro. E sta a noi, così come tra equals e hashCode, che deve essere una coerenza, io non posso mai avere due oggetti che siano equals e che mi diano hashCode diversi. Idem per il compareTo. Cioè, se mai succedesse che due oggetti sono considerati equal, cioè hanno lo stesso station ID, ma per qualche motivo il compareTo non restituisce 0, cioè non dice che sono identici, il comportamento delle funzioni di libreria diventa imprevedibile, perché a seconda di come lavorano al loro interno. E viceversa, è vero anche il contrario, se compareTo mi restituisce 0, allora anche equals mi deve restituire true. Cioè devono essere coerenti perlomeno sull'uguaglianza. Sono due modi diversi a questo punto di sapere se due elementi sono uguali. Chiamare equals, true false,
o chiamare compare to e vedere se mi restituisce 0, cioè uguale, oppure diverso da 0, cioè minore o maggiore. Allora, in questo caso funziona, perché in qualche modo anche il nome della stazione, proprio per come l'abbiamo costruito nel database, è univoco. Quindi non capiterà mai di avere due stazioni uguali con lo stesso nome e ID diversi. Forse, no? Nel senso che nel database iniziale in realtà esisteva perché la famosa stazione 39 che ho detto che non c'era aveva lo stesso nome della stazione 53. E quindi io per evitare problemi l'ho chiamata, ma non so quale sia la cosa giusta, ho scritto via mail ai signori e non mi hanno ancora risposto, l'ho chiamata bis. Perché in qualche modo devo fare, no? Però è indicatore del fatto che se uno segue una regola rigida si può non avere problemi, se uno si fida rischia poi di incappare in dei problemi. Quindi, per riassumere, l'ordinamento naturale di un oggetto è facile da definire. Implement comparable e implemento il metodo compare to, che il 90% delle volte andrà a fare dei confronti su dei campi interni e restituire valori. È meglio se l'ordinamento naturale che definisco è coerente col criterio di uguaglianza, con l'equals. Perché almeno sono sicuro. Quindi mi verrebbe da dire che l'ordinamento naturale di questi oggetti dovrebbe essere per ID, non per nome. Perché l'uguaglianza la faccio per ID. Quindi, se voglio mantenere la coerenza stretta tra il criterio di uguaglianza e il criterio di ordinamento naturale, devo fare in modo che il compare to lavori sugli stessi campi su cui lavora equals. Quindi non devo fare così, ma devo fare scusate, non è other, ma è station. Sì, scemo, questo non era string other, era station other.getName. Station other punto station ID minore this.station ID. Quindi, se voglio definire l'ordinamento naturale e voglio definirlo in modo coerente con il criterio di uguaglianza, in questo caso devo farlo lavorare sul campo station ID. Essendo un campo int non ha un metodo compare to, perché l'int non è un oggetto, ma per ottenere un valore che sia maggiore di 0 se il secondo è maggiore del primo, uguale a 0 se entrambi sono uguali, o minore di 0 se il secondo è minore del primo, basta fare l'operazione. Dimmi. Non li ordina più, infatti. E allora devo trovare un'altra soluzione. Non posso, in questo caso, no, non voglio e non posso usare l'ordinamento naturale. Quindi l'ho fatto, casomai mi servisse ordinarli per ID, ma non mi serve per tendine. E quindi torniamo nel controller a chiederci. Magari ci serve il secondo metodo sort, non il primo, che non li ordina più con l'ordinamento naturale, ma li ordina col criterio che voglio io. Per far questo è necessario definire una classe di tipo comparator che al suo interno abbia la logica per confrontare due elementi. Lo farei dopo l'intervallo, se vi va bene. Quindi rimaniamo col progetto in sospeso fino a dopo l'intervallo.